Cara Meloni, dovresti con onestà intellettuale e decenza istituzionale fare mia colpa e ringraziarmi per i 209 miliardi portati in Italia nonostante il tuo tifo contrario. Non è onorevole sparlare alle spalle e soprattutto scaricare la responsabilità dei ritardi su chi a Palazzo Chigi non c'è ormai più da alcuni anni e non può avere nessuna responsabilità per i ritardi sin qui accumulati. Dovresti imparare ad assumerti le responsabilità dell'incapacità dimostrata da te e dal tuo governo in questa fase. D'altra parte sei proprio tu che hai voluto trasferire la cabina di regia dal MEF a Chigi. Sei sempre tu che hai deciso di affrontare le elezioni politiche illudendo gli italiani dicendo loro siamo pronti. E sei sempre tu che dopo ormai 2 mesi da quando dalle pagine del Corriere della Sera io a nome del Movimento 5 Stelle abbiamo lanciato la disponibilità a sederci intorno a un tavolo con proposte e soluzioni per cercare di porre rimedio ai ritardi sin qui accumulati nel piano di ripresa e resilienza, hai detto, non hai detto nulla, non ci hai neppure risposto. Ora io capisco che stai sperimentando il grande salto che esiste tra gli slogan lanciati all'opposizione e invece quelle che sono le capacità che bisogna dimostrare nel governare la macchina statale, una questione completamente diversa, ma non permetterti di scaricare su di me le responsabilità vostre dopo che hai lottato per anni con la complicità di un collaudato sistema di potere, e per informazioni basta chiedere al tuo ministro Giorgetti, per impedirmi di poter gestire queste risorse. Ripeto a te quello che già dissi a suo tempo al tuo collega di governo, il ministro Salvini. Se non avete il coraggio di assumervi le vostre responsabilità, fatevi da parte. Anche perché io questo coraggio ce l'ho sempre avuto, ci ho messo sempre la faccia e mi sono sempre assunto le mie responsabilità, con onestà e trasparenza.